La pace dei santi sia con voi. Il 23 febbraio la Chiesa celebra la memoria di San Policarpo, vescovo e martire. Nato a Smirne nell'anno 69, fu dagli apostoli stessi posto vescovo per l'Asia nella Chiesa di Smirne. Così scrive di lui Sant'Ireneo, suo discepolo e vescovo di Lione in Gallia. Policarpo viene messo a capo dei cristiani del luogo verso il 100. Nel 107 è testimone del passaggio per Smirne di Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia, che va sotto scorta a Roma, dove subirà il martirio. San Policarpo lo ospita e più tardi Sant'Ignazio gli scriverà una lettera divenuta poi famosa. Nel 154 Policarpo va a Roma per discutere con Papa Niceto sulla data della Pasqua. Dopo il suo ritorno a Smirne scoppia una persecuzione. L'anziano vescovo di 86 anni viene portato nello stadio perché il governatore romano Quadrato lo condanni. San Policarpo rifiuta di difendersi davanti al governatore che vuole risparmiarlo e alla folla dichiarandosi cristiano. Verrà ucciso con la spada. Sono circa le ore 14 del 23 febbraio 155. Il 23 febbraio la Chiesa celebra anche la memoria della beata Raffaella Ibarra, fondatrice. Nasce da una facoltosa famiglia cattolica il 16 gennaio 1843 a Bilbao, in Spagna. A 18 anni sposa Giuseppe Villalonga, ricco catalano, e trascorre i primi 15 anni di matrimonio dedicandosi alla famiglia, che comprende, oltre ai figli e al marito, i nipoti, i vecchi genitori e altri parenti. Sotto la direzione spirituale del gesuita Francesco di Sal Muruzzabal e con il consenso del marito fa voto di povertà, di obbedienza e di castità, che conferma in modo perpetuo nel 1890, aggiungendo quello di abbracciare lo stato religioso se le condizioni familiari lo avessero permesso. Raffaella fonda a Bilbao l'asilo della Sacra Famiglia per assistere donne e fanciulli che arrivano in città senza assistenza. Ma la sua opera principale è la fondazione dell'Istituto Religiose degli Angeli Custodi per l'aiuto alle giovani abbandonate, che riceve l'approvazione diocesana l'11 marzo 1901 e qualche anno dopo quella definitiva della Santa Sede. Raffaella muore a Bilbao il 23 febbraio 1900 e viene beatificata da San Giovanni Paolo II il 30 settembre 1984. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Policarpo e della beata Raffaella. Ed auguri a quanti il 23 febbraio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.